evidente puntualizzazione, perché le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute indicano con chiarezza il caso in cui viene fatto il tampone con l'estrazione dell'RNA virale e non da screening, come è stato fatto per esempio negli aeroporti o come è stato fatto in numero molto cospicuo su tutti i migranti sbarcati. Il tampone da screening non viene computato e quindi il numero dei casi testati si riferisce soltanto a quello che è indicato nelle linee guida ministeriali. È ovvio che minori casi positivi ha avuto la nostra regione, minore è stata l'incidenza del contact tracing, e cioè delle persone da sottoporre prima all'isolamento obbligatorio e poi al tampone. Se io penso a regioni che hanno avuto un totale di casi positivi di oltre 100.000, il rapporto con il numero complessivo dei tamponi effettuati sul totale dei casi, vi rendete conto che la nostra regione ha saputo compiere un'azione di screening adeguato. A questa azione di screening adeguato si aggiungono i test sierologici effettuati. È un dato che fino ad oggi non era stato diffuso. Nel complesso sono stati effettuati 170.800 test sierologici. Vuol dire che nella somma tra i tamponi effettuati e i test sierologici effettuati si arriva a un complessivo di quasi 600.000 casi testati e persone valutate. C'è anche un tema sugli attuali positivi di incidenza della popolazione migrante. Anche questo è un dato che nel complesso merita di essere attenzionato, perché ha riguardato soprattutto i mesi estivi e ha visto un totale di 450 migranti positivi, a cui vanno aggiunti quelli che sono stati trasferiti prima di effettuare il tampone all'inizio dell'emergenza sbarchi e che sono risultati positivi nei luoghi di destinazione, come ha comunicato il Ministero dell'Interno. Sul numero degli attuali positivi, ovviamente questo è un dato che pesa, perché ad oggi sono circa 340 gli attuali positivi tra i cittadini migranti che sono in quarantena e che sono ospitati o nei centri o negli hotspot o sulle navi o sulla o all'Hotel San Paolo, come dove sapete c'è un'ampia area di destinazione per soggetti positivi. Disposto anche per la Sicilia il ricorso ad attività di screening con tampone, quello lì di modalità a prelievo antigenico. È lo stesso che il Ministero della Salute ha utilizzato per lo screening degli aeroporti su tutti i rientrati. È stato provato già in Sicilia negli aeroporti, è stato provato sulla popolazione migrante, come vi dicevo, ha dato un'efficacia assai più aderente rispetto al mero test sierologico. La regione siciliana ha approvvigionato 2 milioni di questi tamponi. Il primo milione di tamponi sarà già nella disponibilità del nostro sistema sanitario questo giovedì. La funzione è importante perché le linee guida previste sia per l'ingresso nelle strutture ospedaliere, sia per un numero crescente di casi anche tra gli asintomatici e quindi un contact tracing molto più incisivo, e anche la possibilità di intervenire con tempestività all'interno delle scuole, ci ha suggerito la introduzione, in aggiunta alle linee guida ministeriali, di questo ulteriore passaggio. Ma l'approvvigionamento di un numero così elevato di tamponi ci consentirà anche di valutare l'attivazione territoriale di alcune azioni di screening, che potranno essere soprattutto in alcune aree con una maggiore incidenza
del tasso di crescita dell'epidemia ci potranno dare un'ulteriore fotografia della realtà rispetto alla quale valutare di mettere in campo anche azioni di contenimento ulteriori rispetto a quelle previste. E la capacità del sistema sanitario della nostra regione di poter accogliere un numero crescente di casi positivi. Anche qui devo chiedervi un livello di attenzione alta sul rapporto che oggi esiste tra il numero totale dei casi e il numero dei soggetti ospedalizzati. Avete tutti seguito con acume giornaliero la fase iniziale dell'epidemia nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio e sapete che questo rapporto era significativamente alto, tant'è che noi nel calibrare la offerta ospedaliera per malati Covid avevamo adeguato il nostro standard a un rapporto che avesse una forbice tra il 30 e il 40% dei casi totali. A fronte di 100 si prevedeva la necessità di poterne ospedalizzare fino a 40. Oggi non, quindi escluso il report che verrà comunicato nel pomeriggio, complessivamente 136 ricoverati e 16 in terapia intensiva. Quindi si assiste ad un impatto molto più basso del livello di ospedalizzazione, il che vuol dire anche che è corrispondentemente cresciuta la capacità del sistema del territorio di andare ad accertare il più possibile, evidenziandolo, il caso positivo, anche se asintomatico. Vedete che il rapporto di 9 a 10 tra asintomatici e ospedalizzati circa è un rapporto fortemente performante, cioè indica la capacità del sistema di effettuare un'azione di contact tracing esigente. Il 6 aprile 2020 è stato per il sistema sanitario della nostra regione il picco della ospedalizzazione. Noi avevamo ricoverati complessivamente 637 pazienti, in terapia intensiva avevamo ricoverati 74 pazienti. È un dato che io voglio riportare all'attenzione di tutti, perché alcuni amministratori, anche alcune forze sociali, nei giorni scorsi hanno paventato la non adeguata risposta ospedaliera in termini di posti letto disponibili. Il sistema sanitario è lo stesso, le aziende interessate sono le stesse, è solo fortemente migliorata la nostra capacità di azione territorio per territorio, la nostra capacità di risposta, la presenza di dispositivi di protezione individuale che all'inizio dell'epidemia furono uno dei grandi problemi che si è dovuto affrontare. Esistono percorsi che sono stati sperimentati in quell'occasione e che possono essere immediatamente attivati.